Ho un pensiero fisso che racconto a tutti quelli che ci vengono a trovare. Non si può venire qui all'osservatorio di Arosio per un giorno, andare via e pensare di avere visto tutto. L'osservatorio non è mai uguale. Cambia pelle almeno 4 volte all'anno. Siamo fortunati ad abitare in un ambiente che cambia. È come vivere in posti diversi senza muoversi mai. D'inverno la terra dorme, ma solo in apparenza. Animali e piante aspettano in silenzio il grande risveglio. In primavera le macchie gialle di ginestra, il verde forte dei prati e dei boschi rendono tutto nuovo, pulito. Ci sono fiori dappertutto e gli uccelli sono tornati. Vengono a fare il nido dopo aver passato l'inverno al caldo. Dopo l'esplosione dell'estate, l'autunno riveste la campagna con tutta la gamma dei gialli e dei marroni, punteggiata dal rosso delle bacche. E tutte le stagioni sono segnalate dal passaggio di uccelli migratori diversi, ospiti abituali dell'osservatorio. Ogni tanto ci penso, mentre tolgo dalla rete una cincia allegra o una baglia nera. Chissà da dove vengono. Quanti chilometri hanno fatto per arrivare fin qui? Mentre li tengo fra le mani e sento le loro ossa piccole e delicate e cerco sul corpo la presenza del grasso, penso alle energie che hanno speso nel volo attraverso l'oceano per tornare qui. Se hanno l'anello, capisco da dove sono venuti. È come conoscere un nuovo amico, un amico venuto da lontano. E pensare che nessuno ci crede quando racconto di essere stato un cacciatore. Eppure, per andare a caccia bisogna conoscerli bene i posti e anche gli uccelli. Sapere come fare per non farli scappare, muoversi nel bosco senza fare rumore, alzarsi presto, anche prima di loro. Per questo gli animali hanno una specie di confidenza con me. Guardate il nido di questo scricciolo. Non si fa vedere, ma io so che c'è. Lo spiego sempre anche ai ragazzi quando vengono a trovarmi. La natura, per rispettarla, bisogna conoscerla. Qui nel museo ci sono centinaia di specie, tutte lombarde. E io le conosco una per una. So le loro abitudini, quando fanno il passo, quando tornano per rimanere, dove nascondono i loro nidi. Per qualcuno l'inverno è una stagione morta. Il freddo avvolge la terra e le cose, mentre gli alberi, come scheletri contro il cielo, non hanno più fiori né foglie. Ma per me l'inverno è il periodo più bello dell'anno. L'aria, chiara e pulita, permette di spingere lo sguardo là, fino alle Alpi. Certe mattine, da solo, salgo in cima all'osservatorio e guardo la terra appena ricoperta dalla neve, la cerchia dei monti e sulla destra la rotonda di Inverigo. È il momento di prendersi cura del bosco. Andiamo nella pigra mattina invernale con roncole, forche, puntelli e motoseghe. È come restituire un piacere. Il bosco ci ha dato l'ombra in estate e i colori in primavera. Adesso lo aiutiamo a liberarsi dalle piante infestanti. Abbattiamo i tronchi malati, sgomberiamo il sottobosco. Quando tornerà la primavera, il bosco pulito e rinato respirerà come un grande animale appena uscito dal letargo. Anche durante le gelide giornate invernali, quando è possibile per il clima, mettiamo in attività le reti per degli studi particolari. Nel cuore dell'inverno nascono e muoiono gli anni e abbiamo il tempo di pensare. Presto arriveranno le prime ondate di uccelli che tornano, guidati da una bussola interna, nel posto che avevano abbandonato per cercare il calore di un'estate eterna, lontana migliaia di chilometri. Prima ancora che le prime gemme siano sbocciate del tutto, so che troverò nelle reti una capinera che annuncia la primavera. In aprile sembra che la natura si metta in movimento per recuperare in fretta il suo aspetto migliore. Nei cieli puliti della Brianza, baffi di nuvole disordinati dal vento sporcano di bianco un azzurro che sembra una maiolica. Ma non è il momento di fermarsi a guardare. Il sole e il bel tempo ci permettono di riprendere il nostro lavoro. La primavera è contagiosa.
l'attività dell'osservatorio si diffonde per tutto il territorio di Arosio. Si mettono a dimora nuove piante, si puliscono i sentieri, si strappano i rovi, si recuperano spazi di verde, si bonificano corsi d'acqua. Nelle fresche notti di marzo e aprile, l'osservatorio stende reti molto più sottili, anzi invisibili. Una speciale parabola tende il suo orecchio elettronico per ascoltare lo zirlo dei tordi, mentre compiono i loro voli alla luce delle stelle. Questi suoni noi li registriamo e li spediamo in Francia, dove verranno letti dai computer. Sono macchine utili qualche volta. Nei campi, l'estate porta alla piena maturità tutti i raccolti. Qui, a Lomazzo, per esempio, dove abbiamo lavorato insieme alla Coldiretti e all'Associazione dei Cacciatori dell'ANU Migratoristi. Abbiamo creato un campo di sorgo allo scopo di offrire cibo e rifugio alla fauna stanziale. Non è difficile trovare, nelle casette che abbiamo preparato per loro, tracce del passaggio dei fagiani. All'osservatorio i carpini sopportano, immobili, l'opprimente caldo estivo. Ancora una volta vi è un ospite nelle nostre reti speciali, studiate per non danneggiare la delicata struttura degli uccelli. Il sole picchia sull'inconfondibile sagoma del resegone e tutto il complesso arboreo è in pieno rigoglio. Liberi dalla scuola, i miei giovani amici rendono più frequenti le loro visite. Solo l'erba, dopo un lungo periodo di siccità, può cominciare a mostrare i primi segni dell'autunno, un colore giallo che fra poco, in tutte le sue sfumature, ricoprirà alberi e campi.